Il Tropea Villaggio di Natale 2021, nato ormai nel 2019 come una scommessa vinta, quest'anno prende piede e oggi abbiamo presentato ufficialmente il programma, un vastissimo programma, è un programma che è stato realizzato con molta attenzione e l'Associazione Commercianti nella persona di Romania Zangone, presidente, e Domenica Meligrana, vicepresidente, è la parte, diciamo, il traino di tutta l'associazione che è Romania Marchese. E ha presentato un ambiziosissimo progetto, un progetto che viene dedicato sia a un pubblico adulto ma anche ai più piccoli. Ricordiamoci che il Natale è il periodo più bello dell'anno, è un periodo in cui i bambini riscoprono la magia e i sentimenti del calore del Natale. E quest'anno la Proloco si affianca nell'organizzazione, offre il proprio sostegno a tutte le iniziative. Gli uffici della Proloco rimarranno aperti per tutto il periodo natalizio, offrendo un servizio di assistenza e informazione turistica a tutti i visitatori che la sceglieranno anche in questo periodo di bassa stagione, ma ha voluto anche parteciparvi con un'iniziativa. La Proloco è promotrice e finanziatrice della Zampogna Annunciatrice. La tradizione è quella che è l'obiettivo fondamentale di tutte le Proloco d'Italia, quindi noi abbiamo in questo senso voluto riprendere questa bella tradizione. La Zampogna accompagnerà la novena di Natale dal 16 al 24 di dicembre tutte le mattine, e i nostri maestri zampognari si sono resi anche disponibili ad incontrare i bambini, a raccontare loro di questa bella tradizione. È fondamentale sottolineare il fatto che uno degli scopi di questo Natale, dell'organizzazione del Natale, sia la socialità, ovvero dedicare ai nostri giovani degli spunti, delle iniziative tali da potergli consentire di svolgere il loro tempo libero nel nostro territorio, quindi attrarli a quella che è la nostra cittadina, non farli andare via, ma appunto tenerli qui saldi alle nostre tradizioni, e fondamentalmente anche quello di dimostrare qual è il nostro patrimonio culturale. Quest'anno il Tropea Villaggio di Natale si arricchisce della partnership anche del Club UNESCO, fondamentale perché appunto l'intenzione non è solo quello di dimostrare un tema di commerciabilità dell'iniziativa, che ovviamente è intrinseco alle iniziative di questo genere, ma quello di dimostrare comunque che c'è cultura, c'è tradizione, c'è promozione del territorio, ed è fondamentale ricordare che cittadine come quelle queste piccole cittadine della Calabria necessitano appunto della valorizzazione. Quindi quest'anno puntiamo tanto su questi temi, abbiamo necessità di riscaldare i cuori, ritornare a un periodo di serenità, e noi ce la stiamo mettendo tutta. Vi invitiamo a visitare il nostro borgo e ovviamente a contribuire in modo positivo e fattivo sempre alle iniziative che la nostra città si pone di attivare, in modo tale da poter essere anche e soprattutto un veicolo per intera Calabria, che merita tanto. Grazie.